volevo dire una grande cosa ai baresi, ma come erano buone queste orecchiette alla scima di rapa! Ci metti rapa e con preparato scende e le brucia rutarallo! A tutti i baresi, gli adivinate cozzi, arrivederci! Come calcia calo, come calcia, come calcia calo, come calcia calo! La cosa bella è che abbiamo mandato finalmente questi galletti forse in Serie C. Dopo 35 anni sono ritornato a vedere il Cosenza. È una gioia immensa e 4 gol così non me l'aspettavo. Però reduce dai 4 a Reggio Emilia, perché Parmigiano-Reggiano 0, Pecorino-Calabrese 4. Ma io una gattanivora che la capimondone. Gattanivora li sta salvando, capimondone la vista fatti scendere. Forza Lope. Io rimango con i piedi per terra, anche se siamo a metà a questo punto dopo sto 4-1. Secondo me pure che, cioè, ammesso che vada male ad Ascoli, poi con lo Spezia qui se siamo questi, secondo me siamo forti, perché in uno scontro diretto hai dimostrato di essere superiore. Giambo, ma tu pitti! Abbiamo vinto meritatamente, penso che dobbiamo continuare così. Penso un altro un paio di punti e ci salveremo continuamente, sicuramente. Oggi è stata una magnifica partita per il Cosenza, anche perché hanno giocato molto meglio di come hanno giocato contro il Reggiano. Vai. Una soddisfazione assurda, come se avessi giocato come se io. Giocato noi. Forza Cosenza, sempre, forza Lupi. Le è piaciuta tanto questa partita? Oh, mamma mia, sì, sono troppo contenta. Cosenza stratosferico, ormai camminiamo a 4 gol alla volta. Per ormai cui, sì. Ormai 4 a Reggio Emilia, 4 oggi e 4 ad Ascoli, domenica prossima. Annuncio a tutti i cosentini, io ho detto San Francesco mio Corupale, Gesù Cristo che è grande, se ne salviamo prima di mora voglio fare l'ultima festa. Però la mi ristabilì o sindaco mi ti fanno piacere e Matteo Tabor. Allora annuncio che chi non collabora non carbugna la pacchina la diga non si può accettare e se no ci trovo e se no San Francesco che l'ha fatto salvare. E mi raccurupava in taschi e quando cammina in taschi arriva già fa. Che partita abbiamo visto! 4 gol, raga! Sono veramente, veramente molto contento! Questa partita dovremmo ringraziare tutta la squadra, compreso il portiere, perché a me finalmente ho visto una partita anche bella. Con Pialle solo con 4 si risponde e penso che addirittura tendiamo pure i playoff. Sono convinto di questo. Se vinciamo ad Ascoli, voglio dire, secondo me abbiamo una grossa possibilità. Di fare addirittura i playoff. Sì. Noi ci speriamo, viviamo questo sogno. È chiaro. È stata una bellissima partita. La partita è stata bella, me la sono gustata e mi sono divertito. Abbiamo rischiato di compromettere una partita che potevamo controllare tranquillamente sul 2-0. È andata benissimo, grazie a Dio. Ci tengo a ringraziare soprattutto... tutti in realtà, soprattutto però Calò è forte, che Calò sul suo gol veramente è stata forse mi sono commosso allo stadio, non mi succedeva da, forse dal playoff col Brescia, non, dal playout magari playoff, non mi ricordo. Oggi mi sono scialato, 4 gol oggi. 5 punti dai playout, lei sogna la zona playoff? Sì, la sogno. Felicissimo di questo Cosenza, tra l'altro noi veniamo da Bocchigliero. Abitiamo a Bologna e siamo felici, siamo venuti col furgone, siamo felici di essere venuti qua a vedere questo grandissimo Cosenza. Sono molto felice di questa vittoria del 4-1 contro il Bari. Ringrazio tutti, ma soprattutto i giocatori che oggi finalmente si sono messi d'impegno. Siamo messi molto bene in classifica. Speriamo che l'anno prossimo sia la buona volta e che andiamo in Serie A. Forza Lupi, deve continuare così. La squadra si diverte anche se ha avuto un piccolo blackout dalla fine del primo tempo e all'inizio del secondo. Però dopo, con quella perla su punizione, ha rimesso tutto in gioco. Forza Cosenza sempre. Noi sogniamo sempre, però meglio tenere i piedi per terra un poco. Forza Lupi. Giocata con il cuore.
Ci salviamo, però il sogno continua ancora innalzando gli obiettivi del playoff. Anche una salvezza così matematica sarebbe bello. L'importante è che rimaniamo in Serie B e sono contento della squadra. Io sono di Cosenza, vivo e lavoro a Roma. Sono sceso due volte col Venezia e oggi. Vittoria, grande partita e tantissimi gol. Che dite, devo scendere spesso? È stata una partita bellissima, più bella della Serie B. La statistica non ce ne importa più niente, dobbiamo arrivare all'obiettivo e ci stiamo riuscendo finalmente, finalmente. Oggi per me è stata una partita importante, non me l'aspettavo 4-1. Non me l'aspettavo e 4-1 come fuori casa con Reggiano, speriamo di continuare così con l'Ascoli e con lo Spezia e forza Lupi, ciao! Bellissima, dobbiamo essere sempre così per puntare i playoff, forza Lupi! Strada fece... Stiamo giungendo davvero, forza Lupi! Strada fece... è fatta, 4-1. È stata una bella partita, sempre forza Lupi. Non mi aspettavo una vittoria così, meno male che il Bari è in zona retrocessione, sempre forza Lupi. Grazie a Dio il Cosenza ci sta dando sempre di più soddisfazioni. Però oggi l'arbitro ha scarseggiato. Dopo la tempesta viene il sole e questo pubblico dovrebbe venire sempre come veniamo noi. E magari arriverà all'arcobaleno con i playoff? Non si sa ancora. Se il Como riesce a vincere le partite, le ultime due partite, e sa, ormai è andato in Serie A, quindi lo potremmo vincere anche noi. Noi abbiamo i giocatori, certo. Abbiamo grossi giocatori, io ci ho sempre creduto, non sono stato mai pessimista e il sole si vede che ci illumina. Arrivederla. 4-1, il Bari in generale retrocessione, sempre forza Lupi. Che paleata su Bucorino, Anna! L'arbitro ha fatto schifo. Un bar angoricchio, forza Lupi. Senza parole, senza parole, guarda, senza voce. Una gioia ci spetta anche a noi. Senza! Forza Lupi! Buonanotte! Buonanotte Cosenza! Questa sera canto a te la serenata! Donne belle! Mentre tutte sognate! Il mio pianto, il mio dormente che sogno d'amore! Yeah. Oggi vabbè facciamo due saluti al volo, salutiamo Giovanni Domenico che mi ha portato allo stadio, alla Banca Mediocrati come sempre, a Montefusco e poi a tutto Cosenza che oggi veramente ci siamo divertiti, ne siamo scialati, un bacio a tutti e forza Lupi sempre.